Nei giorni scorsi si è riunito il Comitato per la Difesa e il Potenziamento dell'Ospedale di Polistena. Un incontro responsabile, ha dichiarato il portavoce del Comitato Michele Galimi, utile a far riprendere l'attenzione e l'attenzione rispetto ad alcune criticità e ritardi che vanno colmati subito. L'urgente bisogno di servizi adeguati ai bisogni della gente non si può limitare a dichiarazioni che finiscono per restare nel libro dei sogni. Vogliamo richiamare l'attenzione e l'impegno urgente dei responsabili rispetto ad alcuni interventi prioritari. Il Comitato chiede innanzitutto investimenti con la messa a norma della struttura ospedaliera. Viene anche chiesto l'adeguamento strutturale delle sale operatorie e della sala parto. Si chiede altresì l'acquisto di nuove tecnologie, in particolare robot per il trattamento delle patologie oncologiche, visto che la chirurgia e la ginecologia dell'ospedale di Polistena sono un fiore all'occhiello, visto anche il numero delle prestazioni fornite finora dell'intera ASP di Reggio Calabria. Ma si chiede anche l'attivazione di posti letto di oncologia per fornire un servizio permanente al Santa Maria degli Ungheresi. Non basta, fa notare ancora Galimi, solo un ambulatorio una volta alla settimana e il sabato. Purtroppo la crescita di questa malattia e l'aumento anche della migrazione sanitaria richiede l'attivazione di un vero e proprio reparto di oncologia. Viene inoltre richiesta l'attivazione dell'emodinamica perché non si riescono a trovare posti letto in tutta la Calabria. La radiologia dell'ospedale Spocchi di Polistena, che vanta numeri da primato e che si sta distinguendo anche per le mammografie effettuate, risulta ancora carente di personale medico, nonostante la grande disponibilità di tutti gli operatori.